Salve a tutti e bentornati sul mio canale o benvenuti. Oggi affrontiamo un discorso che forse ci occuperà più di un video, che è quello relativo alla scansione dei nostri negativi, delle foto analogiche. Ora, il discorso è un po' complesso perché in un'epoca digitale diciamo il ritorno all'analogico ha fatto sì anche che fosse un ritorno in qualche modo analogico nella forma, ma poi si volesse sempre il supporto in qualche modo digitale o numerico per poter far fruire il mezzo, diciamo la fotografia che noi abbiamo scattato. Per quanto ritengo che una stampa analogica sia assolutamente il punto principale a cui tendere, non si può negare che l'esistenza stessa di questi video testimonia che non si può prescindere da un'epoca digitale, quindi anche la fotografia in qualche modo analogica o argentica o anche quella a colori deve fare i conti con la digitalizzazione. Digitalizzazione che non è nuova perché gli scanner esistono da moltissimo tempo, quindi non è cosa nuova digitalizzare le fotografie e digitalizzare dai negativi le fotografie. E personalmente ho utilizzato gli scanner per lunghissimo tempo e in grossa parte ancora li utilizzo. In particolare sono molto affezionato al mio CoolScan V della Nikon, che è uno scanner per pellicole e diapositive 35 mm ed è uno scanner veramente eccezionale a mio avviso, che fa un lavoro egregio e che purtroppo, con mio rammarico, la Nikon non ha mai più aggiornato ed ha abbandonato anche la produzione. Però è uno scanner che ritengo fra i migliori scanner sul mercato. Esistono delle versioni successive di quello scanner, fino al CoolScan 9000, se non erro, che fa anche i medio formati, quindi veramente un signore scanner. Ma quello che andremo a vedere oggi non è tanto l'utilizzo dello scanner, che magari affronteremo in un video separato, perché in fondo l'utilizzo dello scanner, diciamo, è l'utilizzo di un software che pilota lo scanner, quindi non stiamo parlando di qualche cosa di particolare, ma con l'avvento delle fotocamere mirrorless soprattutto e delle fotocamere digitali è entrata in voga la capacità di rifotografare il nostro negativo con la macchina fotografica, che in fondo di fatto la macchina fotografica digitale funge in questo caso da scanner. Con il suo sensore è in grado di catturare la foto impressa sul negativo e quindi con un processo invertire e dare la foto. È questo uno dei metodi oggi più utilizzati e forse il più veloce che c'è. Perché, diciamo, al di là dei setup iniziali, poi si va abbastanza velocemente perché in fondo si tratta di premere il pulsante di scatto una seconda volta dopo averlo premuto con la macchina analogica. E quindi tutto sommato è abbastanza veloce. Per quanto io utilizzi i due metodi, sia la scannerizzazione che la fotografia, forse propendo ancora per la scansione. Cioè un negativo 35 mm scansionato col mio CoolScan V
Forse, ma non ne sono sicuro, poi alla fine sono dettagli finissimi di cui onestamente non intendo neanche parlare perché alla fine andare a vedere le minuzie, a mio avviso non ha molto senso. Se voi riuscite a scannerizzare in un modo o nell'altro e ottenere una stampa, un file decente, boh, un metodo vale l'altro. Però diciamo che forse guardando di fino il mio Qscan quinto forse produce dei negativi, cioè delle scansioni leggermente superiori a quelle che io produco con la mia macchina fotografica che mi sta riprendendo, che è una Lumix S5 della Panasonic, è una full frame e che non vi posso mostrare perché mi sta riprendendo chiaramente, ma poi la vedremo sullo stand, la riprenderò in un altro modo. E con un'ottica che utilizzo che è un'ottica macro. Ora, per utilizzare la macchina fotografica, questa è una macchina fotografica a 24 megapixel e diciamo che con questa riesco a scansionare, a rifotografare 35 mm, medio formato, grandi formato, non ho grandi problemi. Chiaramente il problema è dato un po' dal fattore dei rapporti fra i lati dei vari formati. Però non ci sono grandi problemi. Ma la Lumix, questa che mi sta riprendendo, ma le Sony e moltissime altre marche, hanno questa possibilità adesso di fare il RAW ad una super risoluzione, quindi diciamo una risoluzione maggiorata rispetto al RAW nativo. Non so se utilizzano un'interpolazione o cosa del genere, però. Parliamo di un file che supera i 90 megapixel e questo a mio avviso è il vero vantaggio. È vero che anche qui gli intenditori diranno che è un file leggermente degradato rispetto a RAW, ma onestamente non ne vedo troppe differenze. Pertanto, mentre col mio scanner riesco a scansionare una foto e ad avere un file da 21 megapixel che per qualsiasi stampa digitale è più che sufficiente, se invece utilizzo la mia macchina fotografica ottengo un file che potrebbe superare abbondantemente i 50-60 megapixel che mi dà sicuramente del valore aggiunto se dovessi fare delle stampe molto molto grandi. E soprattutto è il metodo che preferisco, questo della fotografia, quando utilizzi formati superiori al 35 mm, perché magari col 35 mm ci metto più tempo, però la scansione dallo scanner mi è più, diciamo, in qualche modo più agevole. Mentre per quanto riguarda le scansioni, diciamo dei formati più grandi, dal medio formato in su, in quel caso lì diciamo che mi affido quasi sempre alla macchina fotografica. Parlavamo dell'ottica e qui ho l'ottica che utilizzo, che è questo Sigma 70 mm. Questo è appunto una normalissima ottica macro che utilizzo per rifotografare i negativi. E insieme a questa utilizzo anche due altre cose. Questo qui dentro ho l'Essential Film Holder, che è un holder dove praticamente si inserisce il negativo e sotto c'è una piastra di diffusione. Questo viene praticamente si inserisce qui il negativo e viene la luce di un piano luminoso illumina la parte centrale della finestrella dal quale poi prendo il fotogramma. Se volessi fare dei formati più grandi, come vedete, questo sono due praticamente sovrapposti. Sotto c'è
svito questo eviti, tolgo la prima parte e c'è il supporto per il medio formato. Poi ho mascherine anche per qualche altro formato aggiuntivo. Quindi questo è il film holder che utilizzo sul piano luminoso della Kaiser, che è questo piano luminoso qui. È il piano luminoso della Kaiser, piccolo, non è quello più grande col formato A4, e perché fondamentalmente ci va sopra questo, che non lo copre tutto, quindi poi io che faccio? Lo maschero, la parte luminosa che non serve, con un cartoncino nero in modo da tenere illuminato soltanto il piano della foto. Però questo piano luminoso mi dà una luce a 5000 gradi Kelvin, quindi controllata. E questo è quello che utilizzo, oltre praticamente a montare la macchina fotografica su uno stand verticale che poi vi farò vedere. Per l'inversione, una volta ottenuta la fotografia, l'inversione del negativo la faccio tramite Lightroom, utilizzando un software o un plugin che vedremo insieme, che è il Negative Lab, e che è un ottimo plugin per fare le inversioni dei negativi, veramente ottimo, così non dovrete invertire da soli la curva e vi permette diversi accorgimenti, e anche questo lo vedremo insieme. E questo per quanto riguarda invece il, diciamo, la scansione utilizzando la macchina fotografica. Se utilizzo invece lo scanner, il procedimento è sempre lo stesso, cioè acquisisco il negativo che poi inverto sempre con Negative Lab Pro e lo acquisisco in RAW, quindi non vado a invertire direttamente la foto dallo scanner, ma acquisisco in RAW, con il formato RAW dello scanner, la foto del negativo che poi inverto con Negative Lab Pro. Questo è il mio modo di procedere. Bene, adesso ci spostiamo, vi faccio vedere come scatto e poi ci spostiamo sul computer. Andiamo ora a vedere come è composto il mio setup per scannerizzare appunto i negativi. Ho qui la macchina fotografica montata su questo stand della Kaiser. Questo è uno stand con il braccio appunto e la colonna che tiene la mia macchina fotografica, che è una Lumix S5, è una full frame con montato su un Sigma 70 mm macro. E qui ho un piano luminoso della Kaiser che mi dà 5000 gradi Kelvin di luminosità, e su c'è lo stand. Questo è lo stand, cioè non lo stand, il porta negativi della Essential Film, che è appunto una marca che ho scoperto durante il lockdown, di un signore inglese, credo, che costruiva questi porta negativi per poter scannerizzare e usare appunto sul piano, su un piano della Kaiser come questo, un qualsiasi piano luminoso. Io ho scelto questo piano della Kaiser perché so che la temperatura è appunto 5000 gradi Kelvin, e poi ho preso quello piccolo in modo da non avere molta parte da dover schermare, ma giusto l'essenziale. Mi sono fatto questa forma qui che vedete, che mi permette di schermare la luminosità del piano e schermarla in questo modo. Poi la macchina fotografica l'ho collegata con un cavo direttamente al computer, in modo che mi sarà più facile in qualche modo andare a regolare e poi a scattare il fotogramma. Quindi ora passo al prossimo fotogramma che andrò a catturare. Spostando appunto la pellicola, uso i guanti per
Come possiamo vedere, qui ho l'importazione del mio file che adesso andrò ad acquisire e ho impostato i parametri della macchina fotografica a priorità di diafragma F11 ISO 100 e l'impostazione della macchina fotografica sarà in RAW, qualità RAW, e questo è il formato che andrò ad acquisire. L'ho messo nel formato della super risoluzione, la risoluzione che adesso usano molte macchine fotografiche, soprattutto mirrorless, che è una quando sono su un cavalletto riescono a fare un file di dimensioni molto grandi perché usano una sorta di interpolazione. Ho notato che la qualità rispetto a un RAW normale, essendo la macchina ferma sul cavalletto, non c'è, quindi fondamentalmente posso usare un file a circa 90 megapixel senza nessun serio degradimento della qualità. E quindi questo è il mio fotogramma che adesso andrò ad acquisire e sotto ho impostato anche che venga direttamente nella mia directory di Lightroom, viene pescato in automatico da Lightroom nella cartella, rinominato e posto in Lightroom. Adesso scatto questo fotogramma, il blu mi indica la zona del fuoco. Quindi il fotogramma è perfettamente piatto e a fuoco e lo acquisisco. E qui, come vedete, è arrivato il mio fotogramma che adesso poi vediamo come lo svilupperò. E così proseguo con gli altri fotogrammi. Qui ho un altro fotogramma, probabilmente neanche particolarmente interessante, che acquisiamo anche questo. Come vediamo, il fuoco in manuale lascia sempre a fuoco il fotogramma, quindi possiamo acquisirlo. E le foto stanno tutte transitando per il mio Lightroom, come potete vedere in questo spazio. È arrivato anche l'ultima acquisizione. Adesso proseguo e scannerizzo tutti i fotogrammi. Questo era il mio ultimo fotogramma di questo rullino di Agfa PX 400 che ho bobinato da solo, 24 pose. Questo è appunto l'ultimo fotogramma. A questo punto tutte le mie foto sono in Lightroom, come possiamo vedere, hanno già il nome giusto che ho deciso e adesso le devo trasformare. Per trasformarle sarà abbastanza semplice, mi reco prima nel modulo di sviluppo e campiono con il bilanciamento del bianco la parte bianca del negativo, un pezzo fra i due fotogrammi in genere è più che sufficiente, in modo che venga bilanciato correttamente il bianco. Questa poi la posso sincronizzare su tutte le foto perché sarà la stessa, quindi faccio una sincronizzazione del bilanciamento del bianco su tutte le foto e tutte le foto appunto verranno bilanciate nello stesso modo, come possiamo vedere. E adesso dovrò fare la conversione sempre dal modulo di sviluppo e la effettuerò con Negative Lab Pro, che è un programma veramente molto molto utile che mi aiuterà. Però prima di farlo farò il ritaglio della foto eliminando le parti bianche. Se voglio posso lasciare questa parte dove ci sono le perforazioni. Adesso magari per questo fotogramma la lasciamo, cioè andiamo a ritagliare la foto in questo modo, lasciando questa parte superiore e la ritagliamo un po' meglio qui e anche sulla parte finale. E a questo punto con Negative Lab Pro lui farà la conversione del negativo e potrei fargli anche di tutti i negativi insieme, poi vi faccio vedere come fare. Faccio la conversione, questo è il
diciamo, il border buffer da dove lui prenderà l'esposizione, il tipo di conversione che deve fare, la source che è un file di digital camera e presa saturation che per me è a default. E a questo punto faccio la conversione. Ci mette, analizza un po' il fotogramma e questa è la conversione che lui effettua. Come potete vedere, una buona conversione che posso ridefinire ancora con questi tutti questi tool qua che non fanno che altro che ridefinire un po' l'esposizione, il contrasto. In genere sui file, su questi tipi di file, io non faccio molto se non aggiustare un po' il contrasto a seconda del gusto e poco altro, mi regolo guardando più o meno l'istogramma, quindi posso chiudere un po' di più così i neri, ma in realtà lascio molto al, diciamo, come viene fatta la conversione, non vado a influire molto, anche perché se poi si influisce molto il negativo si rovina in qualche modo. Qui poi si può applicare un po' di Sharp, che può essere uno Sharp di tipo Lab, di tipo Scanner. Io uso quello di tipo Lab e volendo si può fare una copia in TIFF. Per il momento non faccio la copia perché prima li converto tutti e poi eventualmente faccio la copia di quelli che più mi interessano, perché prima devo fare un'altra cosa. Se la foto mi interessa, devo eliminare questi segni qui con quella che chiamo spuntinatura digitale. Esiste anche in camera oscura. Praticamente prendo questo che è il cerottino e vado a passarci sopra in modo che venga campionato e diciamo questi graffi si eliminano. Elimino i più grandi, perché poi diciamo quelli proprio microscopici magari non si vedranno tutti, però i più grandi sì, vado ad eliminarli, perché poi altrimenti magari se vado a fare una stampa si vedranno. Vado appunto a vedere anche come qui ho preso un piccione che volava, pensavo fosse una macchia, invece è un piccione che volava. E vado a vedere anche la grana al 100% com'è. Se la foto mi soddisfa la lascio così e passo alla prossima, ve la mostro un po' più nel dettaglio, in modo che possiate apprezzarla. Magari così, spegnendo un po' le luci, si apprezza un po' meglio la foto. E poi passo alla prossima foto, che a questo punto anche qui mi muoverò nel modulo di sviluppo. Mi muoverò con la taglierina in modo da questa foto necessita di essere leggermente raddrizzata perché l'ho scannerizzata un po' storta, quindi con la trasformazione la aggiusto leggermente e ne aggiusto anche un po' il ritaglio, cercando di mantenere il più possibile la foto originale. Non voglio, diciamo, non voglio fare post-produzione in questo caso qui. E quindi al solito passo alla conversione e la applico, poi le spuntinature magari le faccio dopo. Adesso vi volevo far vedere come realizzare un paio di conversioni insieme. Qui allora, la prima cosa che vado a fare sempre il ritaglio della mia foto e aggiustarla, anche facciamone anche un'altra con la taglierina. Anche
Anche questa necessita un leggero aggiustamento, perché questa forse l'ho scattata un po' storta, quindi la lascerò storta per quanto, diciamo che mi regolo molto sui bordi della foto. Ok, adesso ho due foto pronte, diciamo che vogliamo convertire queste due insieme, le seleziono entrambe, passo al modulo di Negative Lab Pro, che è un plugin che si può installare, chiaramente non l'ho detto, ma è un plugin che si installa per Lightroom, e converto due negativi come possiamo vedere. Do l'ok e quindi la conversione, posso fare due o anche tutto il rullo insieme, quindi. Questo crea una cosa molto veloce, salvo poi andare a fare le modifiche, diciamo, mirate per ogni foto e non farle tutte insieme. E quindi a questo punto lui mi ha convertito due foto insieme. Fondamentalmente questo è quello che ha fatto il modulo. E questo è il mio modo di procedere per tutte le foto e quindi poi. Se c'è qualche foto che ritengo interessante, ne faccio la copia in TIFF e la sistemo di più. Le altre fondamentalmente non le sistemo più di tanto. Però quello che faccio è acquisirle a meno di gravi errori quasi tutte o tutte perché mi risulta più facile nel flusso di lavoro. L'altra cosa che farò è nella descrizione, qui mi segnerò la macchina e l'obiettivo con cui lo scattate. Mi segnerò anche la pellicola Agfa APX 400 o se ho cambiato l'ISO lo scriverò e anche lo sviluppo che ho usato, quindi Super Grain 1 più 9 1 più 9 6 minuti 20 gradi. Questo era un po' il mio modo di procedere per le scansioni. Ovviamente l'altra cosa da notare è questa che voglio mostrarvi. Se con la I io adesso mostro sulle informazioni, vedete che questo file è 9.423 x 6.146. Che se lo andiamo a fare con la calcolatrice, quindi 9.000 dopo il ritaglio, quindi 9, 4, 2, 3 per 6, 1, 4, 6. Abbiamo quasi 58 megapixel, quindi un file decisamente grande e ideale per qualsiasi forma di stampa. Perché è così grande? Perché ho usato in fase di acquisizione sì il RAW, ma con la versione, diciamo, quella della qualità dell'immagine più grande, la mia macchina spinge appunto tutto il file a 96 megapixel. Lei produce un RAW da 24 megapixel, ma con l'interpolazione in quel modo che vi ho detto fa 96 megapixel. La qualità dell'immagine non degrada più di tanto e si può recuperare con un minimo di sharp. Quindi diciamo di contrasto, quindi non è che degradi più di tanto, però mi permette soprattutto di fare quei crop che se li andasse a fare qui in un file che magari è da 24 megapixel, creerei un file più piccolo perché tutta questa parte qui la andrei a buttare via perché non riesco con la mia lente ad acquisire l'intero fotogramma in quasi tutto il frame con il 24x36. Invece con il 6x4,5 riesco molto di più, riesco a prenderlo quasi interamente con un minimo scarto, veramente minimo. E quindi, diciamo, per questo motivo uso il
questo metodo, diciamo, di interpolazione, tanto la macchina è ferma sul cavalletto e quindi non crea alcun problema quel tipo di interpolazione. Credo che si chiami super foto o qualcosa del genere, onestamente non ricordo, però attualmente quasi tutte le mirrorless, tranne mi sembra le Nikon, hanno questa particolarità di andare a creare questi file eventualmente più grandi, non so se interpolando, facendo degli scatti multipli sul sensore, però questo in queste fasi qua è veramente molto, molto utile, anche perché poi la qualità rimane una buona qualità. Ho notato anche facendo delle prove fra il RAW normale da 24 megapixel e il RAW da 90 e più megapixel. E mi sembrava che la qualità non fosse poi troppo, troppo diversa. Ovviamente questa è diciamo, un super RAW che è utilizzabile soltanto se la macchina è ferma, perché se provate a fare una foto in strada così non ha la stessa qualità, soprattutto se a mano libera. E questo era un po' il mio metodo di procedere. Bene. Eccoci di nuovo qui, abbiamo visto praticamente il processo della scansione attraverso la macchina fotografica. In un altro video, magari successivamente, ci dedicheremo maggiormente al software e magari vi faccio vedere anche l'acquisizione direttamente dallo scanner, poi giudicherete voi. Per questo video è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un like se il video vi è piaciuto e mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ciao a tutti!